Ciao a tutti, oggi parliamo di relazioni e di tutte quelle situazioni in cui solitamente ci troviamo, sia con i nostri compagni, che con i colleghi di lavoro, che con i nostri figli, tutte quelle situazioni in cui facciamo fatica, ci sentiamo stanchi, ci sentiamo affaticati e ci sembra che la colpa sia degli altri, che gli altri sono in un certo modo o fanno determinate cose o dicono determinate cose per cui noi siamo in qualche modo costretti a soffrire. Bene, la mia esperienza è che in realtà tutto parte da me, da quella che io sono, da quella che io sento. E il fatto che le relazioni non funzionano non dipende ovviamente né da qualcosa di cui ho colpa io né dalla colpa degli altri, dipende invece da un mondo interiore, dal mio mondo interiore, da quello che io credo, da quello che io vedo quando credo di vedere gli altri e ovviamente dalla reazione che questo provoca negli altri, da quello che loro credono di vedere, da quello che li fa reagire con me. È come se, per prendere una metafora, un cieco guidasse un altro cieco, diventa davvero un problema. Beh, io credo che noi siamo un po' così, ciechi nelle relazioni. Che cosa intendo per cieco? Intendo che noi crediamo di vedere la realtà, noi crediamo di vedere l'altra persona, ma in realtà non è così. Noi vediamo quello che abbiamo dentro noi vediamo il nostro mondo interiore e reagiamo al nostro mondo interiore. Chiaramente l'altra persona che ha il suo mondo interiore dentro reagisce alla nostra reazione, il che innesca una catena che conosciamo tutti bene, no? La conoscete bene, quando si crede di parlare, ma in realtà sembra che l'altro non capisca, o perché diventa muto, o perché reagisce con aggressività. La stessa cosa facciamo noi del resto, no? Quando ci sentiamo feriti o me ne vado o aggredisco. E questo ci fa sentire un po' persi, un po' rassegnati, come se non ci fosse modo di comunicare con quella persona. Tanti genitori anche mi raccontano questo dei loro figli, no? Che non riescono a sapere come fare per entrare nella vita dei loro ragazzi e si sentono chiaramente impotenti. Bene, la mia esperienza è che fino a che ognuno di noi non riesce a vedere prima di tutto se stesso e quello che ha dentro, il proprio mondo interiore, e poi il mondo degli altri, non potrà mettere le mani. È come giocare con un mazzo di carte a carte chiuse. Se io non so con che carte sto giocando, tiro a caso. Ed è quello che facciamo nelle relazioni. Che cosa significa di nuovo essere ciechi nelle relazioni? Significa che noi abbiamo una serie di informazioni dentro e non possiamo ovviamente non averle perché queste informazioni arrivano dalla nostra storia, dal nostro passato. Ognuno di noi ha tantissime informazioni dentro, tante informazioni che per noi sono la realtà, ma questo non è vero, è la nostra realtà, per capirsi. Se da piccola ho vissuto con un papà aggressivo, autoritario, chiuso, distante, freddo, questo è quello che io ho sperimentato, questo è ciò di cui ho paura, ma questo è quello che in qualche modo, per una legge di cui parleremo un'altra volta, io porto nella mia vita. Ed è quindi probabile che incontrerò un compagno che tenderà ad essere aggressivo, che tenderà a stare sulle sue, che tenderà a prendere la distanza, eccetera, eccetera. Io però, che ho già vissuto qualcosa del genere con mio padre, ho imparato come bambina a reagire a questa roba, e cioè quando lo sento aggressivo mi faccio piccola e scappo, o divento a mia volta aggressiva. Questa modalità di reazione, che oramai è una strategia codificata dentro di me, nella relazione attuale alimenta il problema, perché probabilmente quando io mi faccio piccola e mi sento vittima,
metto in moto un'energia che produce in lui rabbia, perché magari lui non si sente capito, perché magari lui non capisce che io ho paura, perché sa di non avere nessuna intenzione di farmi del male o di volermi del male, e quindi la mia reazione di paura lo infastidisce e reagisce magari aumentando ancora di più la propria rabbia. Tutti questi schemi di comportamenti sono già codificati dentro di noi e fino a che non andiamo a darci un'occhiata e arriviamo all'origine del perché io funziono in un certo modo, la vita continuerà a metterci davanti persone e situazioni che ci faranno rivivere e rivivere e rivivere ancora la stessa cosa finché non andiamo a vedere da dove ha avuto origine. La bella notizia che posso darvi è che questo è assolutamente possibile e che il mio lavoro, la mia professione, il mio amore, la mia gioia è essere una lente di ingrandimento, aiutare le persone, così come ho potuto fare con me stessa, a guardarsi dentro attraverso la lente di ingrandimento e vedere quelle parti dentro di me ferite che funzionano sempre nello stesso modo. Grazie fin qui, alla prossima.